ancora a Colli Avvoltorno, ancora per raccontarvi della tradizione di Sant'Antonio Abate con le confraternite che fanno il giro del paese, delle frazioni, partono sin dal mattino per poi incontrarsi a sera nel centro storico intorno a un grande falò e poi per la grande manifestazione finale all'interno della tensostruttura. Per le strade di Colli troviamo un gruppo di giovanissimi, sull'asinello c'è Daniele Angelone, insomma anche i giovani portano avanti le tradizioni. Sì, questa è una tradizione che si porta avanti da molti anni qui a Colli Avvoltorno, è molto sentita specialmente noi giovani ma anche negli anziani, come avete potuto vedere sono girate anche altre confraternite, è una festa che diciamo forse la più sentita a Colli Avvoltorno. Anche se Sant'Antonio non è il patrono di Colli, però è molto sentita, è molto riconosciuta dalla gente di Colli e dai paesi limitrofi. Questa che è una scusa per non andare a scuola, per non studiare, oppure? È anche questo, però soprattutto è una tradizione che va tramandata di generazione in generazione e noi giovani continueremo a portare nel futuro. Stamattina siete in giro? Sì, da stamattina verso le 9. E con lui c'è anche Matteo Siravo, un altro componente di questo gruppo di giovani. Intanto quanti siete? Siamo 7, però abbiamo perso dei componenti per la strada, per la stanchezza, che naturalmente dalle 8 di mattina faceva freddo, è venuto pure a nevicare. Vabbè, ma va bene così, portiamo avanti la tradizione. Non è il primo anno che vi riunite con questo gruppo? No, ormai da quando avevamo 10 anni già ci riunivamo insieme, facevamo il gruppo, adesso siamo più grandi, abbiamo preso l'asino e ci divertiamo. Da chi avete ereditato questa tradizione? Vabbè, dalle persone anziane del paese che hanno sempre portato avanti questa tradizione. Emilio Incollingo, sindaco di Colli Avvoltorno, sono queste le occasioni in cui ci si riscopre comunità, in cui si sta tutti insieme, si sta bene insieme, parliamo naturalmente della festa di Sant'Antonio Abate e quest'anno ancora di più perché sono tornati anche gli emigranti da Filadelfia. Sì, quest'anno la festa di Sant'Antonio Abate ha assunto una connotazione particolare perché è stata l'occasione in cui si è suggellato un ennesimo abbraccio tra la comunità collese che si trova negli Stati Uniti d'America, in particolar modo a Filadelfia, e la comunità d'origine, cioè i Colli Avvoltorno. Siamo stati molto onorati di far partecipare a questa edizione della manifestazione una comitiva di emigrati che sono tornati a far visita al nostro paese e hanno vissuto intensamente queste giornate. Da questo incontro, da questa circostanza nascerà anche una vera e propria agenzia che noi istituiremo qui a Colli a livello comunale per consolidare, rinforzare i rapporti con gli Stati Uniti, con gli emigrati non solo in America ma anche in ogni parte del mondo, in vista anche del fatto che adesso si va verso la terza generazione di emigranti e quindi proprio per evitare che questo legame vada ad affievolirsi promuoveremo tutta una serie di iniziative che consentiranno anche a coloro i quali sono nati all'estero e quindi diciamo da genitori di origine collese o addirittura i cui nonni erano nati in Italia e poi altre due generazioni invece hanno vissuto completamente all'estero, ecco, a tutti questi nostri concittadini noi offriremo l'opportunità di vivere a stretto contatto con le proprie origini, con il nostro paese e di sentirsi veramente parte integrante del paese e della comunità locale. I rituali legati a questa ricorrenza qualche decennio fa si erano un po' affievoliti, poi grazie a gruppi di giovani e meno giovani sono ritornati in auge e poi negli ultimi anni un'associazione di ragazzi l'ha riportata definitivamente in vita. Sì, diciamo che questa è una tradizione antichissima che rischiava di andare persa, però nel 2000 si costituì la confraternita che fu ricevuta da Sua Santità Giovanni Paolo II il 5 gennaio del 2000 in occasione del grande giubileo nella Sala Nervi. Poi da 11 anni l'associazione Forza Giovani, che è un'associazione costituita da ragazzi formidabili del paese, ha allestito questa manifestazione che negli anni
è cresciuta sempre di più fino a raggiungere i livelli di questi ultimi anni, la durata di 5-6 giorni addirittura ed un richiamo a livello interregionale. Naturalmente alla base c'è questa tradizione molto importante, questo è un vero e proprio rito demoetno-antropologico che caratterizza Colli a Volturno così come qualche altra comunità del Molise, e questo rito ormai sopravvive, è affidato anche a più giovani perché da qualche anno sono anche giovanissimi i bambini che organizzano delle confraternite e si preparano poi a raccogliere loro l'eredità, il testimone di questa importante tradizione locale. Un altro gruppo di giovani, Emidio Ranieri, interpreta Sant'Antonio Abate sull'asinello, insomma anche quest'anno presenti in gran numero e con grande entusiasmo. Assolutamente, questa è una tradizione bellissima che si fa con le Volturno e siamo veramente soddisfatti, ognuno si impegna per far sì che questa si realizzi. Chi torna da dove studia da lontano, chi si prende il giorno libero dal lavoro, tutti fanno in modo che possa partecipare. Da quanti anni è attivo questo gruppo? Questo da circa 12 anni. E bambini? Sì, piccolissimi, sì. Cambiano gli strumenti, cambiano un sacco di cose, però il gruppo resta. Comunque siete anche migliorati anche con le scenografie, tutti ben attrezzati con il saio, l'asinello, insomma c'è tutto. Assolutamente, si migliora, l'asino, si compra l'asino, gli strumenti aumentano e si fa sempre meglio. Ecco, spiegateci un po', si compra l'asino, che significa? Significa che lo si prende... comprato, lo allevate voi? No, lo si affitta, diciamo, lo si affitta, sì, lo si prende da qualcuno che ce l'ha, purtroppo a Colli nessuno, da fuori lo affittiamo appunto per una giornata. Una curiosità, quanto costa affittare un asino per un giorno? Ma dipende dal rapporto che si ha col venditore, varia dai 80, dai 40, ai 100, varia, sì. Vale. Insomma, è pure costosa questa festa. Sì, però ne vale la pena. Anche Fortunato Palombo è tornato da Filadelfia proprio per assistere alla festa di Sant'Antonio Abate nella sua Colli a Volturno, insomma atmosfere d'altri tempi, ma lo spirito è sempre lo stesso, ci si diverte in compagnia. Sì, allora sono andato il 73 in America, ma torno molto spesso, e mio padre faceva anche lui queste cose qua, ma l'anno scorso è successa una grande rivoluzione, questi ragazzi di Colli sono venuti a trovarci a Filadelfia e li abbiamo fatto trovare molta neve e poi siamo rimasti così contenti, sorpresi come erano i nostri figli. Allora che abbiamo detto? Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo andare a ritrovarli, a celebrare con loro questa bellissima festa. A Filadelfia lo festeggiate Sant'Antonio Abate? Noi no, però quando sono venuti loro ci hanno riaperto il cuore, allora siamo qua. È bellissimo, ci stanno facendo mangiare, bere, una cosa bellissima, bellissima. Una bella accoglienza. E come ha trovato Colli a distanza di oltre 40 anni? Lei è andato via oltre 40 anni fa, che Colli ha lasciato, che Colli a Volturno ha trovato? No, ma io ritorno molto spesso, sono venuto 10 volte, l'ultima volta è stato agosto, quindi... Ormai è sempre di casa, insomma. Cambia, perché sì, cambia, è cambiato molto, ma
vengo molto spesso, quindi... E volentieri. Mi adaguo già, vedo i cambiamenti giorno per giorno. E termina così un'altra puntata di Viaggio in Molise che abbiamo voluto dedicare alla ricorrenza di Sant'Antonio Abate a Colli a Volturno. Ci salutiamo come sempre ricordandovi che trasmettiamo questa puntata su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. In Abruzzo potete seguirci sul canale 96, mentre nel Lazio sul canale 880. Potete rivedere tutte le puntate anche sul nostro sito internet, l'indirizzo è sempre quello. www.telemolise.com